Regia nave fiume. Prego, signori, date mie notizie alla mia cara mamma, mentre io muoio per la patria. Marinaio Chirico Francesco, da Futano. Grazie, signori. Lo Stato Maggiore della Marina tedesca comunica al Capo di Stato Maggiore della Regia Marina, ammiraglio Arturo Riccardi, che attualmente vi è nel Mediterraneo orientale una sola corazzata britannica, la Valiant, in piena efficienza. Per questo si ritiene la situazione molto più favorevole alla Marina militare in questo momento più di quanto lo sia mai stato in precedenza. L'intenso traffico di convogli da Alessandria ai porti della Grecia offre bersagli particolarmente interessanti per le forze navali italiane. La Marina tedesca è in buona fede, dato che il 10° CAT, il corpo aereo tedesco dislocato in Sicilia, ha segnalato che tra il 16 e il 17 marzo aerosiluranti tedeschi hanno danneggiato gravemente due navi da battaglia britanniche. Bisogna tenere presente che il 13 e 14 febbraio 1941 si tenne a Merano un convegno fra la Regia Marina Italiana e la Marina Militare Tedesca proprio per fare un po' il punto della situazione. E per questo si è pensato lungamente che l'operazione Gaudo avesse come genesi questo incontro, ma in realtà era già in animo della Regia Marina Italiana di effettuare un'operazione nel Mediterraneo orientale. L'ammiraglio Angelo Iachino, comandante della squadra navale italiana, ritiene che senza un'adeguata protezione aerea l'operazione dovrebbe essere annullata. L'ammiraglio Riccardi, capo di Stato Maggiore della Marina, durante il primo incontro a Roma alla metà di marzo, assicura a Iachino, oltre all'appoggio dell'aeronautica italiana, anche quello del 10° CAT di base in Sicilia. Tuttavia, gli ordini restano vaghi fra Supermarina, Superaereo e il 10° CAT per via del lungo iter burocratico che rende difficile mettere d'accordo i vari comandi italiani e tedeschi. Iachino, giunto a Napoli in treno, sale a bordo della Vittorio Veneto, ormeggiata in rada per motivi di segretezza, per non destare sospetti riguardo l'imminente missione di guerra. Iachino, preso dagli ultimi ritocchi agli ordini operativi, riceve una telefonata da Roma dal sottocapo di Stato Maggiore Campioni, che lo informa che non può contare sulla protezione aerea dei caccia tedeschi perché non dispongono di autonomia sufficiente per operare a lungo a tanta distanza dalla base in Sicilia. Iachino telefona al capo di Stato Maggiore Riccardi dicendogli che intraprendere l'operazione senza protezione aerea significa andare incontro a serie perdite. Iachino riceve il telegramma da Supermarina recante le disposizioni per eseguire nel giorno prestabilito un attacco contro il traffico britannico nella zona a sud dell'isola di Gaudo e nel Mar Egeo occidentale. Riccardi chiama l'ammiraglio Pini, comandante in capo del Dipartimento Militare Marittimo del Basso Tirreno, rassicurandolo, dato che è stato raggiunto un accordo tra le autorità e quindi si può contare sulla protezione aerea richiesta. Iachino viene subito informato. L'operazione Gaudo nasce in sé, diciamo, non oserei dire malata, ma nasce, diciamo, un po' zoppa. Perché? Iachino prevede di effettuare un'operazione dove le navi italiane devono coprire circa 500 miglia marine. Era quindi impensabile che le navi percorressero una tratta così lunga di mare senza essere scoperti dai Sutherland, cioè gli aerei ricognitori inglesi, che, come dice Iachino in una sua opera del dopoguerra, Tramonto di una grande marina, avevano il dominio completo del Mediterraneo. Iachino si batte, bisogna dare atto di questo, l'ammiraglio Iachino si batte con superaereo per ottenere la copertura aerea di questa operazione, sia da parte italiana che da parte tedesca.
Dato che questa è la prima volta che la Luftwaffe coopera con la Marina Militare, è necessario stabilire sistemi di comunicazione e segnali di riconoscimento. Vengono subito presi i provvedimenti affinché questi sistemi vengano sperimentati in un'esercitazione da effettuarsi tra gli aerei del 10° CAT e il gruppo Vittorio Veneto, quando questo avrebbe passato lo stretto di Messina il giorno prestabilito. Giunge a bordo della Vittorio Veneto una copia degli accordi avvenuti tra Supermarina e l'aviazione germanica. Iachino esamina il documento con il maggiore Fontana, capo del servizio aereo della squadra navale. Fontana esprime i suoi dubbi a riguardo, dicendo che gli aerei da ricognizione armata e i bombardieri messi a disposizione non sono adatti per contrastare un eventuale attacco di aerosiluranti e di bombardieri nemici. Campioni telefona a Iachino per comunicargli che veicoli CR-42 di base a Rodi avrebbero garantito la richiesta protezione aerea. La notizia lascia Iachino molto perplesso, perché anche con i serbatoi supplementari i CR-42 non avrebbero avuto un raggio d'azione molto grande. Tormentato dai dubbi, l'ammiraglio Iachino dà comunque l'ordine alla flotta di salpare dai rispettivi porti. Molti si sono chiesti del perché poi l'ammiraglio Iachino abbia deciso di effettuare lo stesso l'operazione, ma a questo si può rispondere, diciamo, con l'esigenza di, prima di tutto, di obbedienza di carattere militare. Non si poteva rifiutare di effettuare un'operazione che era stata decisa da Supermarina, quindi dai vertici della Marina Militare, e che gli era stato garantito comunque che la copertura aerea ci sarebbe stata. Quindi a quel punto Iachino non aveva alcuna motivazione per non poter partire. L'ottava divisione incrociatori, Garibaldi e Abruzzi, parte da Brindisi insieme a due cacciatorpediniere. La corazzata Vittorio Veneto lascia gli ormeggi e muove lentamente per uscire dal porto di Napoli. Esce da Taranto la prima divisione incrociatori Cattaneo, formata da Zara, Pola e Fiume, con la scorta della nona squadriglia cacciatorpediniere. Da Messina esce la terza divisione. La grossa formazione italiana punta verso l'isola di Creta. 22 navi da guerra devono raggiungere il luogo dell'appuntamento, 55 miglia per sud-est da Capo Spartivento. Da lì muoveranno insieme verso il nemico. Mentre la Vittorio Veneto e la sua scorta attraversa lo stretto di Messina, improvvisamente le condizioni atmosferiche cambiano. Il mare inizia ad agitarsi e si alza una foschia che riduce la visibilità. La foschia rende impossibile l'esercitazione accordata con la Luftwaffe e per tutta la mattina non si vede nessun aereo. Ma anche più tardi, quando la foschia diminuisce, non si vedono aerei di scorta. Gli unici aerei che riescono a seguire in quel momento la forza navale italiana sono due vecchi Cant della Regia Aeronautica. Nel tardo pomeriggio viene avvistata nella foschia, a grande distanza, una grossa formazione di bombardieri appartenenti al 10° CAT, che volano in direzione opposta. Probabilmente hanno a lungo cercato la squadra italiana senza trovarla. Prima della partenza, l'ammiraglio Iachino, comandante superiore in mare imbarcato sulla Vittorio Veneto, ha una conversazione con l'ammiraglio Inigo Campioni, sottocapo di Stato Maggiore della Marina. Non si sa cosa si siano detti, ma di certo si sa che Campioni ha trascurato di dire a Iachino che la ricognizione tedesca ha comunicato alle 12.45 del 26 marzo che la squadra navale inglese di Alessandria dispone di 3 unità da battaglia operative.
Questa notizia avrebbe smentito quella di qualche giorno prima, diramata sempre dai tedeschi, riguardo gravi danni inferti a due delle tre corazzate inglesi. In realtà questi danni non ci sono. Questa informazione perviene presso Supermarina poche ore prima che l'intera squadra navale italiana muova verso il Mediterraneo orientale, ma nessuno avverte Iachino dell'eventualità di imbattersi in tre corazzate invece di una. Il primo aereo che si imbatte nella flotta italiana è un idrovolante inglese Sunderland, il quale avvista, poco dopo mezzogiorno presso Capopassero, solo la terza divisione. Riferisce quindi solo quello che ha visto. La comunicazione, diretta alla base di Alessandria, viene intercettata da Supermarina e riferita a Iachino. L'ammiraglio però è già informato, perché dispone a bordo di un efficiente gruppo di intercettazione. Neppure in questa occasione Supermarina avverte Iachino della presenza nel porto di Alessandria delle tre corazzate britanniche. Iachino ora sa che l'elemento sorpresa non gioca più a suo favore, ma ignora completamente il rischio di affrontare tre navi da battaglia invece di una sola. E c'è da chiedersi il perché Iachino, una volta avvistato il ricognitore inglese, non decidesse di sospendere l'operazione e tornare indietro. Nel frattempo, il comandante in capo britannico Cunningham ha già predisposto una massiccia operazione con la partecipazione delle sue tre corazzate, di un sostanzioso numero di incrociatori, di 12 cacciatorpediniere e di una portaerei. Il gioiello della marina inglese è la portaerei Formidable. Questa nave è entrata in squadra pochi mesi prima e al largo di Matapan avrà il suo battesimo di fuoco. Si è spesso detto che gli italiani fossero inferiori dal punto di vista della tecnologia, soprattutto navale. Questo in parte bisogna smentirlo. Ciò di cui soffriva l'Italia era una carenza di infrastrutture e di materie prime, dovute soprattutto all'embargo che lo Stato delle Nazioni mise l'Italia per i problemi della guerra d'Africa. Ma tecnologicamente le navi italiane, soprattutto quelle della classe Littorio, erano decisamente superiori come velocità e come armamento alle corazzate inglesi, che erano in realtà corazzate della Prima Guerra Mondiale ristrutturate, diciamo rimodernate. E questo si evince chiaramente anche, diciamo, dallo stato d'animo di Cunningham, che ci tiene tantissimo a distruggere la Vittorio Veneto, perché capisce che distruggendo la Vittorio Veneto azzoppa letteralmente la flotta italiana. Il mar Mediterraneo è agitato, spira vento di scirocco e il cielo è coperto. La squadra navale italiana è in rotta per sud-est. Il comando militare italiano di base a Rodi invia aerei da ricognizione su Alessandria e ottiene la conferma della presenza in porto delle navi. Conferma viene anche dalla foto del 26 marzo della 10ª Fliegerkorps. La notizia si diffonde tra i vari comandi dell'Egeo e viene comunicata a Supermarina, che la trasmette a Iachino. Un altro dei problemi che influì sull'operazione Gaudo e sul successivo scontro di Matapan era proprio insito nella Regia Marina Italiana, cioè le comunicazioni fra ammiragliato in mare e l'ammiragliato in terra. Che cos'è Supermarina? Supermarina è il comando superiore della Marina, il vertice della gerarchia navale. Aveva sede a Roma e ogni ordine, ogni comando, una qualsiasi disposizione partiva direttamente da questo vertice, cioè da Roma. In pratica l'ammiraglio in mare, Iachino e anche gli altri, non avevano libertà operativa decisionale, ma rispondevano direttamente e dovevano comunicare sempre qualsiasi decisione a Supermarina. Si giungerà a situazioni paradossali, e adesso facciamo un piccolo anticipo, tanto per far capire la situazione, che quando Iachino decide di mandare indietro la prima divisione in soccorso al Pola, la risposta di Supermarina viene quando già praticamente il fiume è completamente avvolto dalle fiamme e non potrà mai più rispondere al comando di Supermarina. Nel frattempo Cunningham ha ordinato a Whipple di salpare dal Pireo alle ore 13 con i suoi 4 incrociatori e 4 cacciatorpediniere, e di trovarsi a sud-est dell'isola di Gaudo all'alba del 28,
dove sarebbe stato raggiunto da una flottiglia di 5 cacciatorpediniere salpati da Alessandria. Inoltre, viene ordinato al convoglio AG-9, che era in rotta verso il Pireo, di continuare la navigazione fino al sopraggiungere dell'oscurità, per poi invertire la rotta e ritornare verso Alessandria. E come operavano invece gli inglesi, i tedeschi, gli americani? Operavano con una completa libertà d'azione, cioè l'ammiraglio in mare aveva libertà d'azione e di decisione, ma chiaramente rispondeva in prima persona di qualsiasi errore o errata decisione presa. Però la libertà di azione, come si può ben capire, comportava una scelta tattica e operativa istantanea rispetto ad un'operazione. La formazione principale della Mediterranean Fleet è fuori dal porto di Alessandria con rotta 300 e con una velocità di 20 nodi. Supermarina invia un messaggio a Iachino. Il programma rimane immutato, tranne che per la squadra del gruppo Zara di Cattaneo, che non deve più addentrarsi nell'Egeo, ma deve unirsi alla squadra a sud di Creta, poco dopo l'alba del 28. Il contrordine viene emanato a causa della mancata segnalazione di convogli britannici nella zona che la prima divisione avrebbe dovuto battere. Meglio quindi lasciare unite tutte le forze disponibili. La squadra italiana naviga per 130 gradi in una notte senza luna. Due flotte che navigano, destinate ad incontrarsi. La squadra italiana si sta avvicinando all'isola di Gaudo. In testa naviga la terza divisione incrociatori dell'ammiraglio Luigi Sansonetti, formata da Trieste, Trento e Bolzano, scortata dalla 12ª squadriglia cacciatorpediniere. A 7 miglia sulla scia di questa formazione naviga la Vittorio Veneto con le sue unità di scorta. Gli incrociatori della prima divisione Cattaneo, formata da Zara, Pola e Fiume, con i cacciatorpediniere della nona squadriglia, sono un po' in ritardo. Viene catapultato il biplano da ricognizione RO-43. Il biplano da ricognizione RO-43 avvista una formazione che naviga con rotta 135 gradi. Si tratta delle forze leggere dell'ammiraglio Whipple, formate da 4 incrociatori leggeri scortati da cacciatorpediniere. Iachino pensa a un piano per adescare la formazione britannica e portarla a tiro dei grossi calibri della Vittorio Veneto. Ordina a Sansonetti di dirigere per 135 gradi per venire in contatto con la formazione britannica. Una volta in vista degli inglesi, dovrà accostare a nord attirandoli addosso alla corazzata italiana. Da parte sua, fa aumentare la velocità della Vittorio Veneto e sollecita la divisione Cattaneo a raggiungere la squadra. Whipple, a bordo dell'incrociatore Orion, avvista l'RO-43, riconoscendolo subito come piccolo ricognitore catapultabile, segno evidente di una forza navale italiana nelle vicinanze. La conferma giunge da un ricognitore inglese lanciato dalla Formidable, che identifica la forza avversaria composta da 4 incrociatori e 4 cacciatorpediniere. Whipple, appresa la notizia, considerando che la formazione descritta dal ricognitore è identica alla sua, con egual rotta e velocità, pensa subito ad un errore. Ma subito dopo, con l'avvistamento delle sagome di navi all'orizzonte, il dubbio viene fugato. Iachino dà l'ordine generale di recarsi ai posti di combattimento. La divisione di Sansonetti apre il fuoco da una distanza di circa 20.000 metri. Per gli inglesi si mette male. Gli incrociatori della Marina italiana sono più veloci e meglio armati. La formazione italiana improvvisamente inverte la rotta come predisposto da Iachino.
Il comandante inglese cade nella trappola, invertendo anche lui la rotta per non perdere il contatto con gli italiani, consapevole che il suo comandante in capo sta sopraggiungendo in aiuto alla massima velocità possibile. L'ammiraglio Cunningham, appresa la notizia che le unità italiane hanno invertito la rotta, ordina di far decollare dalla Formidable gli aerei esauranti per attaccare le unità italiane inseguite dall'ammiraglio Whipple. Gli Aquino ignora completamente che tre navi da battaglia sono uscite da Alessandria per incontrarlo. Ordina nuovamente un'accostata al fine di intrappolare gli incrociatori inglesi tra i 381 della Vittorio Veneto e i 203 della divisione di Sansonetti. Decolla dalla Formidable la prima forza d'attacco, che consiste di 5 Albacore e un Swordfish con la scorta di 2 Fulmar. Gli inglesi avvistano la Vittorio Veneto e nell'incertezza invitano la corazzata italiana ad identificarsi. In tutta risposta, la nave da battaglia italiana apre il fuoco con i grossi calibri da una distanza di 23.000 metri. Gli inglesi accostano per togliersi di mezzo, procedendo a zigzag ed emettendo fitte cortine fumogene. Durante l'inseguimento, la Vittorio Veneto lancia più di 90 bordate. Alcune di queste cadono vicino all'Orion, nave ammiraglia di Whipple, provocando danni di lieve entità. Il problema della dispersione delle salve è legato anche a quello, diciamo, un po' tutto l'apparato infrastrutturale e industriale dell'Italia di quel periodo. Perché questo? Cosa accadeva? Cos'è una dispersione delle salve? La dispersione delle salve è praticamente quando il proiettile cade al di là, di lato o prima rispetto a un bersaglio. E perché accadeva soprattutto alle navi italiane? Perché nei capitolati di appalto delle navi italiane era richiesto una velocità iniziale del proiettile di uscita dalla bocca di fuoco altissima. Perché? Perché questo praticamente permetteva di raggiungere delle distanze notevoli. Tieni presente che i 381 della Vittorio Veneto, come anche della Littorio, della corazzata Roma, raggiungevano quasi la distanza di 40.000 metri il proietto, cioè 40 km. Non era una distanza, diciamo, operativa reale, perché, diciamo, il proietto aveva come distanza operativa reale, cioè efficacia, intorno ai 26.000 metri, cioè 26 km di distanza. Però la dispersione delle salve dovuta a questa velocità eccessiva del proiettile, legata anche alla sua, diciamo, deriva naturale, che è un proiettile nel momento di uscita dalla bocca di fuoco, comportava la famosa dispersione delle salve, cosa che non avevano, diciamo, i cannoni inglesi, che a minore velocità iniziale avevano un fuoco più concentrato sull'obiettivo. Le vedette della Vittorio Veneto avvistano gli aerei siluranti in avvicinamento. I biplani si abbassano sul mare, a circa un migliaio di metri di prora alla nave. Gli Aquino dà ordine di sospendere il tiro di grosso calibro e di passare alla difesa antiaerea. Improvvisamente sbucano all'insaputa di Gli Aquino due Junker 88 tedeschi che tentano di intervenire, ma sono attaccati dai caccia Fulmar di scorta, che ne abbattono uno e costringono l'altro ad allontanarsi. I biplani, giunti di prora in formazione serrata, si dispongono a semicerchio. Al segnale del loro comandante, piombano simultaneamente a 9 metri di quota sul mare e lanciano i siluri in direzione dei settori prodieri. Non appena vede il primo aereo abbassarsi, Iachino, dal suo posto di combattimento nel torrione, ordina di accostare con tutta la barra dritta. La nave si piega sul lato opposto per effetto della forza centrifuga. Dalla plancia vede le scie dei siluri che si allontanano a poppa via. Gli Aquino ordina di accostare per 300 gradi e l'intera formazione dirige per rientrare. La cortina fumogena stesa dalle navi inglesi si dirada abbastanza da permettere a Whipple di constatare che nessuna nave nemica è più in vista. Whipple dirige verso la forza da battaglia di Cunningham. Le navi di Whipple
avvistano la Main Force giunta in soccorso, composta dalle tre corazzate, dalla portaerei e dai cacciatorpedinieri di scorta. Iachino immagina che sulla sua scia ci siano solo gli incrociatori contro i quali ha sparato. La portaerei inglese Formidable si appresta a ricongiungersi alla sua squadra dopo il momentaneo allontanamento per l'appontaggio dei biplani di ritorno dalla missione. Da Rodi sopraggiungono due aerosiluranti italiani SM-79. Dalla Formidable vedono, basso sull'acqua, uno dei due trimotori italiani che si porta all'attacco. Viene dato l'allarme aereo, ma prima ancora che le batterie contraeree inizino a fare fuoco, l'aereo sgancia il suo siluro. Il capitano di vascello Bissett ordina tutto a dritta. La nave inizia a ruotare su se stessa, piegandosi sul fianco sinistro per la forza centrifuga. Il siluro, così come quello lanciato poco dopo dall'altro aerosilurante, manca il bersaglio. Cunningham è tenace e vuole combattere ad ogni costo, ma è consapevole che la squadra italiana sviluppa una velocità maggiore rispetto alla sua. L'unico modo per raggiungere la formazione italiana è rallentarla e l'unico strumento adatto allo scopo sono gli aerosiluranti. Dal ponte della Formidable decollano nuovamente tre aerosiluranti Albacore, due Swordfish e due caccia Fulmar di scorta, al comando del capitano di corvetta pilota J. Daniel Steed, dell'829 gruppo. I piloti dei cinque aerosiluranti inglesi avvistano la Vittorio Veneto. I cinque biplani si gettano all'assalto nonostante il fuoco antiaereo della Vittorio Veneto e dei cacciatorpediniere di scorta. Il capo squadriglia degli Albacore, Daniel Steed, sgancia il siluro a una distanza di circa 900 metri a prora della corazzata. Il suo aereo, arrivato ormai addosso alla nave da battaglia, basso sul mare, non può far altro che proseguire lungo la sua traiettoria. I fasci delle traccianti delle contraeree lo raggiungono colpendolo. La nave continua l'accostata dritta, mentre l'aereo tenta la virata a sinistra. È basso sul pelo dell'acqua ed è ormai bersaglio di tutte le bocche da fuoco disponibili. Taglia la rotta alla Vittorio Veneto, passando vicinissimo alla sua prora. Continua per qualche istante il suo volo, poi si schianta sulla superficie del mare, a circa 900 metri sul lato sinistro della nave da battaglia. I tre aviatori, Steed, Cook e Blankhorn, perdono la vita. Non sapranno mai che il loro siluro ha centrato il bersaglio. E non sapranno mai che il loro attacco è stato decisivo per le conseguenze che ne derivano. La Vittorio Veneto, infatti, è raggiunta dal siluro a poppa via, esplodendo a 5-6 metri sotto la linea di galleggiamento. La nave da battaglia, dopo neanche due ore dall'attacco, grazie all'efficienza del suo equipaggio, riesce a navigare alla velocità di 19 nodi. Iachino si aspetta altri attacchi, ordina quindi agli incrociatori della prima divisione di disporsi in linea di fila sulla destra della corazzata e agli altri della terza divisione di fare altrettanto sul lato sinistro della nave, tenendo ai rispettivi lati esterni i loro cacciatorpediniere di scorta, mentre due prendono posizioni di prora e due di poppa. Cunningham ordina a Whipple di forzare la velocità al fine di portarsi a contatto visivo con la Vittorio Veneto danneggiata, in attesa che venga inviata una nuova ondata di aerosiluranti. Il messaggio viene intercettato dalla Vittorio Veneto. Iachino viene quindi a conoscenza di un imminente attacco notturno. Come già fatto in precedenza senza esito, chiede a Supermarina una protezione aerea, ma sia l'aeronautica italiana che quella tedesca non hanno sufficiente autonomia per affrontare una missione notturna. Perché la portaerei non venne presa in considerazione? Perché comunque vi fu da parte di Superaereo una certa ostilità alla creazione di una portaerei, in quanto creare una portaerei significa creare anche una forza aerea di marina e Superaereo non voleva in alcun modo creare questa forza aerea di marina, che sarebbe stato un pochino come perdere potere su tutta la conduzione della guerra aerea. Non solo, ma la stessa ipotesi, la stessa teoria, anzi, di vedere nell'Italia una enorme portaerei, faceva parte un po' delle boutade mussoliniane di quel periodo, diciamo.
ma che non aveva alcun corrispettivo reale in quanto la portata reale degli aerei italiani non riusciva a coprire tutto il Mediterraneo. Un Swordfish da ricognizione, pilotato dal comandante Bolt, viene catapultato dalla Warspite insieme a 6 aerosiluranti Albacore e 2 Swordfish. Altri 2 Swordfish aerosiluranti decollano dalla base aerea cretese di Maleme. L'aereo di Bolt comunica la posizione della Vittorio Veneto a Cunningham. Gli aerei aspettano, restando fuori portata, il momento giusto per attaccare. Io mi ricordo che ero in controplancia ammiraglio. E all'orizzonte c'erano degli aerei siluranti e io udii il comandante dire al secondo: mandiamogli un paio di pillole. Allora armarono una torre e spararono 2 colpi, perché ogni torre aveva 2 canne. Sulle navi italiane vengono impartiti gli ordini dell'ammiraglio. Far fuoco con tutte le armi, accendere le fotoelettriche per abbagliare i piloti, emettere cortine fumogene e al momento accostare all'unisono con il lancio dei siluri. Iachino ordina alle navi di accostare di 30 gradi e ai caccia di coda di emettere una cortina di nebbia. I 10 biplani si gettano all'assalto. Iachino ordina a tutti gli incrociatori di accendere i loro proiettori verso l'esterno e a tutti i cacciatorpediniere di intensificare le cortine fumogene. Le navi prendono le difese aprendo il fuoco. Il compito dei piloti inglesi è tutt'altro che semplice. Devono attaccare e colpire la corazzata italiana scavalcando una doppia cintura di cacciatorpediniere e incrociatori. Iachino apprende che la nave Pola è stata raggiunta da un siluro ed è ferma. Ci fu uno squarcio e imbarcammo svariate centinaia di tonnellate d'acqua. L'equipaggio a bordo dell'incrociatore colpito vede le altre unità della squadra allontanarsi verso nord, inghiottite dal buio della notte che sta calando. In seguito alla richiesta di assistenza e rimorchio, Iachino ordina alla prima divisione incrociatori, con la scorta della nona squadriglia cacciatorpediniere, di invertire la rotta e raggiungere la nave alla deriva. Cattaneo propone invece di inviare 2 cacciatorpediniere in sostegno del Pola danneggiato. Iachino ritiene però, per molte ragioni, che 2 soli cacciatorpediniere non siano sufficienti. Gli operatori a radar rilevano un bersaglio ad una distanza di 6 miglia di prua dritta. È il Pola. Cunningham decide di andare a dare un'occhiata. Ordina alla Valiant, l'unica delle sue 3 corazzate a possedere il radar, di sondare l'oscurità alla ricerca della nave. Iachino conferma il suo precedente ordine di procedere in soccorso del Pola. Cattaneo aderisce alle 20:56. Cunningham, alla sua formazione che naviga in linea di fila, composta da Warspite, Valiant, Formidable e Baram, ordina l'accostata a sinistra ad un tempo. Silenziosamente, le 4 unità si avvicinano nel buio al bersaglio. Dalla plancia della Warspite vengono individuate a vista alcune grandi ombre che si avvicinano. Sono 2 incrociatori italiani del tipo Zara. Cunningham ordina di accostare a dritta. Le 4 navi si ritrovano nuovamente in linea di fila. Pochi istanti di silenzio, poi, all'improvviso, dal cacciatorpediniere Greyhound, che naviga in testa alla formazione britannica, parte un fascio di luce. Il proiettore inquadra l'incrociatore Fiume.
Warspite e Valiant aprono il fuoco simultaneamente con i loro pezzi da 381. Le bordate vanno a segno. Il fiume è un globo di fuoco. I colpi vengono sparati da una distanza di 2700 metri, praticamente a bruciapelo. Il fiume non ha più possibilità di scampo. Sbandato fortemente, affonda mezz'ora più tardi. Lo Zara viene crivellato da 20 bordate da 381. Brucia con fiamme altissime. Una caldaia esplode e la torre prodiera si stacca e rotola fuori bordo finendo in mare. Lo Zara affonda col suo ammiraglio Cattaneo e gran parte dell'equipaggio. Il capoflottiglia dei cacciatorpedinieri italiani, Alfieri, ridotto ad un ammasso di rottami dalla Baram, riesce a lanciare due siluri e a sparare un colpo col pezzo di prora. Questa è l'unica reazione da parte italiana, colta alla sprovvista, dato che, come da regolamento, durante la navigazione notturna le navi maggiori della flotta italiana non tengono mai armate le torri di grosso calibro. Durante questa battaglia non hanno sparato, non hanno potuto sparare neanche un colpo perché sono stati colti di sorpresa, e come mi raccontava lui, nella notte fonda, tutto a un tratto luci illuminati a giorno, urla, sirene, bombe, rumore, e si è trovato così. Lui ustionato perché una vampata di qualche proiettile che ha colpito il ponte della nave, perché stavano tutti cercando di andare ai pezzi, appunto, si è trovato ustionato e si è trovato in mare. È mancato un ordinato abbandono nave, che successe una tale confusione. Sono stato imbarcato su tante navi, non è stata mai fatta un'esercitazione completa di abbandono nave. Posti di manovra sì, posto di combattimento sì, questi si facevano continuamente, ma di abbandono nave non se n'è mai parlato, perché le navi non affonderanno mai. Partivano un po' impreparati, un po' leggeri, perché il radar non c'era, c'erano tutte queste attrezzature, forse anche queste esercitazioni, perché come diceva lui, sono partiti dopo le scuole, quindi la preparazione che uno può avere dalle scuole direttamente in un combattimento navale, e certo che è tutto differente. Anch'io sono stato volontario V6, e queste esercitazioni di abbandono nave erano soltanto l'esercitazione di come metterti il salvagente, legartelo bene. C'era un comandante, un capo squadriglia del confronto scuola, che diceva: adesso l'esercitazione è prevista con salvagenti e tutto, ma se fosse una cosa vera, dice, buttatevi in acqua e allontanatevi, perché dopo di roba a galla ne troppa ne troverete. Il comandante del servizio di vigilanza sull'ala di plancia della Vittorio Veneto informa l'ammiraglio Iachino di enormi fasce di luce e vampate di salve di grossi cannoni all'orizzonte verso poppa. Evidentemente, la prima divisione incrociatori era impegnata in combattimento. Cunningham ordina alla squadriglia di affondare gli incrociatori italiani danneggiati. Il cacciatorpediniere inglese Havoc, dopo aver sparato granate illuminanti, avvista il Pola. Scambiandolo per la Vittorio Veneto, richiama in zona la formazione di cacciatorpediniere. Chiarito l'equivoco, il Pola viene abbordato dal Jervis. Prima di affondare l'incrociatore, vengono trasbordati 22 ufficiali, 26 sottufficiali e 202 marinai. Io ero appoggiato alla torre, e vicino alla torre c'era il megafono collegato con le macchine. Stavo appoggiato lì, sentivo sopra, chiamavano sopra. Io che ero lì risposi, dissi basso, dice di a qualcuno che abbiamo l'acqua, già che camminiamo nell'acqua. Dissi io adesso lo riferisco, mi guardai intorno, c'era una desolazione, un silenzio che ammazzava. Poi queste invocazioni d'aiuto si tramutarono in bestemmie atroci. Abbiamo l'acqua al petto, non sapevo che fare. Erano chiusi,
quelli sono andati a fondo con la nave sino a 1500 metri di profondità in quella zona. I miei elementi di giudizio bisogna confrontarli con la mia cultura e dal mio grado ero marinaio semplice, però mi domandavo perché questa gente deve morire, ma più che altro l'ossessione. Sono vivi mentre la nave affonda. Io lì ho pianto che io porto ancora l'eco delle loro bestemmie. Il Pola affonda, 80 miglia a nord-ovest di Capo Matapan. Lo scontro in totale è durato 4 minuti. Vengono distrutte e affondate 5 navi italiane. Io mi sono trovato in acqua senza saper come. Vicino a me c'era un marinaio che aveva il braccio che si copriva e si stringeva lo stomaco. Poi all'improvviso mi ricordo uno scafo vicino a noi, era un cacciatorpediniere nemico che ci dava assistenza. Aveva messo la rete di salvataggio. Io ho dato una spinta a Mario perché si aggrappasse prima lui. Io ho guardato in alto, ho visto lo scafo di questo cacciatorpediniere che era altissimo. Fatto sta che Mario cominciò ad arrampicarsi per questa rete di salvagente e io lo seguii. Ma guardai in alto e vidi c'erano due marinai inglesi appoggiati alle traglie col piede fuori, che il piede faceva così. Mario, ferito com'era, arrivò su, prese una pedata in testa da uno di questi due marinai e cadde in acqua, cadde vicino a me. Loro c'erano qualche cosa di acceso, di molto piccolo, però illuminava l'acqua in parte e vedevo lo scafo, tutta la bullonatura. Mario mi cascò vicino, lasciò il braccio, uscirono gli intestini, quello che mi ricordo, il biancore delle budella, che uscite liberate si attorcigliavano intorno al suo corpo mentre lui scendeva lungo lo scafo rotolando e continuava a girare fino a che non l'ho visto più. Poi mi arrampicai, io avevo due schegge in testa, ma sopportavo benissimo il dolore. E allora mi arrampicai per la questa rete salvagente e arrivai su. E qui intervenne un fattore. Io non conoscevo la lingua inglese, ma la parola che disse uno, bambino, c'è un bambino, fu la fortuna mia. Mi presero, mi tirarono su. Le corazzate inglesi ricompaiono nella zona della battaglia. Le navi raccolgono 55 ufficiali e 960 marinai. In seguito all'avvistamento di alcuni aerei tedeschi, Cunningham cessa il recupero dei superstiti e si allontana, non prima di aver avvertito Supermarina, in chiaro via radio, della presenza di numerosi naufraghi italiani ancora in mare e aver fornito le coordinate geografiche della zona. L'unica nave ospedale disponibile è la Gradisca, che si trova nell'Alto Adriatico. Raggiungerà la zona del disastro solo nella tarda mattinata del 31 marzo. Vengono raccolti i pochi superstiti che hanno resistito 5 giorni di permanenza in acqua. Che si è ritrovato sopra sto gommone, non sa neanche come, e l'avevano ritirato su perché era un ferito, che tendevano a prendere prima i feriti mentre quelli validi ancora rimanevano attaccati al bordo del gommone. Magari lui ha passato tutta la notte con un suo amico
abbracciati perché la notte faceva freddo, e sai, su, si facevano coraggio uno con l'altro. A un certo punto dice: questo non l'ho sentito più parlare, io però gli mancio coraggio, dai, su. A mattina questo ragazzo vicino a lui, abbracciato con lui, era morto. C'erano degli episodi che raccontava papà di alcuni suoi compagni che magari gridavano: ecco la nave, ci salvano, e si tuffavano, entravano in acqua per non tornare più, perché magari non era una nave ma era un'onda un po' più grande delle altre, avevano avuto un miraggio, il sole che picchiava sopra. E la cosa che diceva spesso era quella che ogni anno lui, mi ricordo questa frase che faceva: 18 anni fa a quest'ora stavo dentro l'acqua. Ah, 19 anni fa a quest'ora stavo dentro l'acqua, poi il giorno dopo stavo sempre dentro l'acqua. Cioè, lui è rimasto impresso questa cosa dei 4 giorni dentro l'acqua. Io penso che una parte della sua vita sia rimasta lì dentro, l'acqua, sicuramente. Di tutti i marinai che hanno perso la vita al largo di Matapan, oltre a quelli uccisi dalle cannonate, la maggior parte, probabilmente, è rimasta vittima della prolungata permanenza in mare. Dalla gredisca, che solca il mare calmissimo, si passano in rassegna imbarcazioni vuote, corpi smembrati, morti assiderati e rottami di ogni genere. Nella lista dei caduti da parte italiana si contano 2.303 nomi, tra cui quello dell'ammiraglio Carlo Cattaneo, comandante della prima divisione in crociatori, il capitano di vascello Luigi Corsi, comandante dello Zara, il capitano di vascello Giorgio Giorgis, comandante del Fiume, il capitano di vascello Salvatore Toscano, caposquadriglia dei cacciatorpediniere di scorta. Toscano è stato l'unico comandante italiano che ha fatto in tempo a reagire al combattimento. Il suo Alfieri ha lanciato siluri, ha aperto il fuoco con i cannoni, ha continuato a sparare con la mitragliera da 20 mentre lo scafo bruciava. Toscano non ha voluto salvarsi. Rimasto incolume, si è inabissato insieme alla sua nave. Da parte inglese si contano solo 3 vittime, il capitano di corvetta Daniel Steed e i suoi 2 uomini di equipaggio, che hanno sacrificato la loro vita per lanciare nel ventre della Vittorio Veneto quel siluro che ha determinato la vittoria per gli inglesi e la tragedia per gli italiani. Alla mia cara mamma, mentre io muoio per la patria. Marinaio Chirico Francesco, da Futani. Grazie, signori.